La musica nel destino, la musica nel DNA, una sorta di marchio di fabbrica in casa Muti, Riccardo Muti, il maestro per eccellenza. Da piccolo preferiva i giocattoli al violino per la disperazione di papà, che pretendeva che tutti i figli, ben sei, studiassero musica, ricevendo, in cambio, un secco no. Roba da non crederci, sembra la classica leggenda metropolitana, non lo è tutto vero, parola di Riccardo Muti. Ha aperto l'album dei ricordi il maestro e dalle pagine dell'ultimo numero del settimanale femminile del Corriere della Sera Io Donna, per la prima volta, ha parlato della sua vita privata. Dall'infanzia, caratterizzata da evidenti difficoltà nel leggere la musica, da piccolo non riuscivo neppure a leggere una nota sul pentagramma, dice, fino al successo, passando per l'episodio che di fatto cambiò la sua vita. Accadde tutto all'improvviso, dice, nel giro di una notte, il giorno dopo, cominciai ad amare la musica e le difficoltà sparirono. Chissà che non ci sia stata un'ispirazione venuta dall'alto, racconta, e se fosse davvero un predestinato? Per lui la musica è una necessità di elevazione dello spirito, è la più astratta delle arti, anche per questo ne ha fatto una ragione di vita, una vita dedicata alla musica, alla famiglia, ai giovani, da coltivare con cura, anche se in Italia è difficile far passare questo messaggio. La cultura è importante, unisce la gente, i popoli. Sono stato a Tel Aviv, in un ospedale per bambini malati di tumore, racconta ancora Muti, e lì c'erano israeliani e palestinesi affratellati dalla musica. E che dire di Renova? Anni fa andai a Reggio Calabria, mi parlarono di una banda musicale di ragazzi, andai ad ascoltarli, erano bellissimi. Li ho portati al Festival di Ravenna e li ho diretti. Sotto la loro spinta sono nate altre 20, 30 bande musicali in Calabria. E mi hanno parlato anche di un miracolo, di ragazzi appartenenti a famiglie nemiche da una vita e che ora sono lì, insieme, gli uni accanto agli altri, uniti dallo stesso amore per la musica. È il potere della cultura, dice Muti, che poi, a pensarci bene, è anche il nostro slogan, lo slogan della nostra emittente, del nostro editore, uno che crede nel potere della musica, della cultura, e oggi raccoglie i frutti, perché non capita certo tutti i giorni, di ricevere gratificazioni simili e sulla stampa nazionale.